Benvenuti su audiofollia.it, portale di servizi musicali, informazione e creatività. Logic Pro è uno degli strumenti preferiti da molti professionisti e appassionati di produzione musicale per creare brani straordinari. Tuttavia, come ogni software complesso, può incontrare problemi tecnici che possono interrompere il flusso creativo. Per fortuna, esistono soluzioni pratiche per affrontare queste sfide. In questo articolo esploreremo 10 preziosi consigli per risolvere i problemi su Logic Pro e ottimizzare la tua esperienza di produzione musicale. Mi scuso per eventuali errori di pronuncia, sono una voce clonata in fase di sperimentazione. Uno dei problemi più comuni su Logic Pro è il sovraccarico di sistema, che può causare scatti e rallentamenti durante la produzione. Una soluzione efficace è aumentare la dimensione del buffer I/O nelle impostazioni audio di Logic Pro. Questo fornisce più potenza di elaborazione al costo di una leggera latenza, che di solito non è un problema durante le sessioni di editing e mixaggio. L'automazione precisa del campione può essere una delle cause dei sovraccarichi di CPU su Logic Pro, specialmente se non è essenziale per il progetto. Disattivare l'automazione precisa del campione può aiutare a ridurre il carico di elaborazione, consentendo un funzionamento più fluido del software. Se stai utilizzando molti strumenti basati su campioni su Logic Pro, ottimizzare le impostazioni della memoria virtuale del sampler può migliorare significativamente le prestazioni. Sperimenta con le impostazioni per trovare il giusto equilibrio tra carico di elaborazione e tempi di caricamento delle tracce strumentali. Il congelamento delle tracce è un metodo efficace per ridurre il carico della CPU su Logic Pro. Questo processo convertirà le regioni MIDI e gli effetti delle tracce in file audio temporanei, liberando risorse di elaborazione. È particolarmente utile su tracce con plugin pesanti o strumenti basati su campioni. I problemi di sincronizzazione del sample rate possono causare problemi di riproduzione su Logic Pro. Assicurati che il sample rate del tuo progetto Logic corrisponda al sample rate del tuo hardware audio. Questo può essere controllato nelle impostazioni audio di Logic Pro. Alcuni plugin potrebbero essere responsabili di problemi su Logic Pro. Verifica se ci sono aggiornamenti disponibili per i tuoi plugin e controlla la compatibilità con la tua versione di Logic Pro e il sistema operativo. Se incontri problemi con l'automazione su Logic Pro, controlla le impostazioni di automazione del tuo progetto. Assicurati che tutte le automazioni siano correttamente assegnate e funzionino come previsto. Se riscontri problemi persistenti su Logic Pro, potrebbe essere utile ripristinare le impostazioni predefinite del software. Questo riporterà Logic Pro alle impostazioni originali e potrebbe risolvere eventuali glitch o errori. Assicurati di utilizzare l'ultima versione di Logic Pro disponibile. Gli aggiornamenti del software spesso includono correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni che possono risolvere molti problemi. Se tutti i tentativi di risoluzione dei problemi non hanno avuto successo, potrebbe essere il momento di contattare il supporto tecnico di Logic Pro. Il team di supporto sarà in grado di fornirti assistenza specializzata per risolvere i tuoi problemi. In conclusione, risolvere i problemi su Logic Pro può essere un processo frustrante, ma con i giusti strumenti e approcci è possibile ottimizzare la tua esperienza di produzione musicale. Grazie per essere arrivati fin qui, vi invito anche a seguire tutti i social di audiofollia.it, a lasciare un like e un commento qualora abbiate necessità di produzioni musicali, arrangiamenti, mix e mastering, trascrizioni spartiti, idee regalo digitali per ogni occasione come canzoni inedite su commissione o vignette, potete scrivere attraverso la sezione Contatti del sito audiofollia.it. Se vuoi sostenere i miei progetti, troverai un pulsante donazione PayPal all'interno delle info nel canale YouTube. Sarà estremamente gradito il tuo contributo. Grazie e alla prossima!